tante conferme, come il villaggio Sartiglia, che però da Piazza Eleonora si trasferisce in Piazza Cova, dove si potrà ammirare dal vivo la bardatura dei cavalli e la vestizione di alcuni cavalieri, collegato quest'anno con il centro storico da un percorso turistico commerciale. Nel villaggio troveranno ospitalità gli sponsor della Sartiglia 2015, ma anche animazioni, il maxi schermo, presentazione di una serie di attività che porterà le persone che sono in giro per la città a scoprire e degustare ad esempio i prodotti dell'agroalimentare, a conoscere i prodotti dell'artigianato. Ma soprattutto tante novità, tra cui un nuovo sito internet www.visitsartiglia.com, che sarà utilizzato per vendere e promuovere pacchetti turistici, ma anche l'istituzione di una commissione incaricata dell'allestimento dei percorsi di Via Duomo e Via Mazzini. La macchina organizzativa per la Sartiglia 2015, che quest'anno si svolgerà domenica 15 e martedì 17 febbraio, è ufficialmente partita. Un evento unico organizzato dalla Fondazione Sa Sartiglia, che ogni anno fa arrivare nella città di Eleonora d'Arborea migliaia di turisti. La Fondazione quest'anno ha deciso di potenziare ancora di più la promozione della Sartiglia, partendo in anticipo rispetto agli altri anni e proponendo tutta una serie di iniziative volte a favorire l'arrivo in città di nuovi turisti per la manifestazione. E allora via il conto alla rovescia per la giostra equestre, che per l'edizione 2015 punta soprattutto sul turismo. L'intera campagna promozionale prevede una maggiore presenza sui social network, un nuovo logo della giostra con i colori dei gremi dei contadini e dei falegnami che animano la corsa, e poi il restyling del sito www.sartiglia.info e l'ingresso della fondazione nel circuito sardex.net, e poi direte streaming con canali dedicati ai commenti plurilingua e altre attività di comunicazione multimediale. Un'altra novità di quest'anno si chiama A Natale regala la Sartiglia, una confezione con i biglietti per la giostra e una bottiglia di vernaccia.